Ciao a tutti da casa su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme la torta alla ricotta. Una ricetta semplice e veloce, si prepara in pochi minuti e basta una ciotola. Come ingredienti abbiamo bisogno di 200 g di farina 00, 200 g di ricotta, 2 uova, 160 g di zucchero, 50 g di olio di semi di girasole, 2 cucchiai di latte, la buccia grattugiata di un limone non trattato. Se volete una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolce e zucchero a velo quando passa. Mezz'ora prima della preparazione tirate fuori dal frigo la ricotta e mescolatela bene con un cucchiaio. Dovete ottenere una crema. Questo passaggio è importantissimo per la buona riuscita della ricetta, vedete? Io già l'ho fatto e ho questa cremina di ricotta. Poi avrete bisogno della scorza grattugiata di un limone non trattato e se volete potete aggiungere anche la scorza grattugiata di un'arancia, sempre non trattata. Quindi all'interno della ciotola ho inserito le uova, lo zucchero e la scorza grattugiata del limone. Adesso mescolo con lo sbattitore elettrico per circa 3 minuti fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Io ho utilizzato le uova medie, ma potete utilizzare anche le uova grandi. Adesso aggiungete l'olio di semi di girasole a filo. Se non volete utilizzare l'olio, potete utilizzare anche il burro. Usate 50 g di burro fuso, però quando lo aggiungete all'impasto il burro deve essere freddo. Quindi adesso aggiungo l'olio e mescolo per un altro minuto. Adesso aggiungete un cucchiaio di farina e mescolate bene fino a quando non sarà ben incorporata all'impasto. Adesso aggiungete tutta la ricotta e mescolate bene per circa un minuto in modo da ottenere un impasto omogeneo. Adesso aggiungete la restante farina tutta quanta insieme, aggiungete la bustina di lievito e se volete aggiungete la bustina di vanillina. Mescolate bene il tutto e per finire aggiungete 2 cucchiai di latte, il latte a temperatura ambiente. Mescolate per un altro minuto e abbiamo finito. A questo punto imburrate e infarinate uno stampo. Io sto usando uno stampo a ciambella da 24 e mezzo. Va bene anche uno da 22 o da 24. Se non volete utilizzare lo stampo a ciambella, utilizzate uno stampo a cerchio da 24. Infornate in forno caldo statico a 180 gradi. Se utilizzate uno stampo a ciambella, lasciate cuocere per circa 35-40 minuti. Se utilizzate uno stampo a cerchio semplice, lasciate cuocere per circa 30 minuti. Comunque fate sempre la prova a stecchino per verificare la cottura, quindi dopo 30 minuti controllate. Una volta che la torta è pronta, lasciatela raffreddare all'interno dello stampo per 10 minuti. E poi sfornatela e posizionatela su una gratella per dolci e lasciatela raffreddare per 20 minuti. Ma ci rivediamo dopo. La torta alla ricotta è pronta per essere gustata. Come avete visto è semplice e veloce da preparare, mi raccomando provatela, è veramente soffice e dal sapore delicato. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando se la provate fatemi sapere, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta.